Il vegan è una delle più grandi opportunità che abbiamo, sia per stare meglio, per cambiare il mondo e magari anche per far qualche soldino. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Questa intervista sarà dedicata a tutte quelle persone che ogni giorno si domandano se il veganismo è in crescita o meno e soprattutto se il consumo della carne è in crollo oppure è in crescita. Quindi oggi mi collegherò con una persona che studia costantemente il mercato e che ormai è diventato un amico. Quindi colleghiamoci subito per sapere che cosa ne pensa. Eccolo qui! Ciao Giorgio, ciao Come Matteo. stai? Come stai? Benissimo, grazie. Cioè, benissimo, bene, bene, dai, sono da solo da un mese e mezzo, quindi benissimo. Stai passando bene questa quarantena, possiamo dirlo. Sì, dai, sto bene fisicamente, poi continuo a lavorare, quindi devo dire che sto scoprendo dei lati interessanti dell'essere soli, quindi ci sta, ci sta. La Come solitudine. dico. Esatto, come dico a tutti i miei amici, se non usciremo migliorati da questa situazione sarà perché non abbiamo avuto disciplina, perché il tempo ce l'abbiamo avuto. Giustissimo. Sicuramente molti di voi già conoscono Luca di Scacciati perché fa un sacco di video, soprattutto molto interessanti, ma il primo mestiere del nostro caro amico Luca è il trader per investire.biz, che è un sito di economia, politica e tanto altro. Ho detto bene? Hai detto bene, finanza e economia e un po' di politica anche. Ecco, questo video che senso ha? Per quale motivo ti ho invitato in questa conference call che stiamo facendo un po' tutti ormai in quarantena, è quello di andare ad analizzare il mercato. Siccome io sono molto ignorante sotto questo punto di vista, ho pensato perché non farlo fare ad un esperto? Perché vorrei trattare con te questo tema, cioè il mercato. Si sente spesso dire che il veganismo è in crescita e il consumo di carne, è in crollo. Ecco, ma quanto è Quanto è vera vera questa questa cosa? cosa? Guarda, tieni presente che è un'affermazione sicuramente vera perché solamente negli ultimi 3 anni, negli Stati Uniti, che sono un po' il mercato che anticipa un po' tutte le tendenze in tutto il mondo, il numero di vegani è aumentato del 600%, quindi davvero una cifra incredibile. Quindi davvero sta crescendo tantissimo questo stile di vita in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti. È palese, è davanti agli occhi di tutti che la consapevolezza nel campo alimentare del consumatore finale sta aumentando in maniera palese. Se andiamo in qualsiasi supermercato e tu hai fatto dei bellissimi video dove sei andato in tutti i supermercati d'Italia a fare la spesa, ci accorgiamo che oramai il numero di prodotti vegani, vegetariani, senza glutine, quindi tutti i prodotti, diciamo, che mirano ad un cliente particolarmente attento a quello che mangia, sono aumentati in maniera esponenziale. Quindi è palese che il numero sia in crescita, non del 2%, ma molto di più. C'è da tenere presente che in Italia, essendoci una cultura alimentare molto radicata, chiaramente diventare vegani, tra virgolette, in Italia è più difficile per una persona. Di conseguenza, sono molte di più le persone che hanno aumentato magari la percentuale di cibi a base vegetale nella propria alimentazione, che poi magari ecco quella volta al mese, magari con amici, magari al ristorante, magari a casa della mamma, sgarrano tra virgolette e mangiano comunque prodotti di origine animale. Però che il mercato sia esploso anche in Italia è palese, basta vederlo al supermercato. Oggi abbiamo delle corsie piene di prodotti vegani e all'interno delle corsie dei prodotti onnivori abbiamo tutti i marchettini vegano, vegano, vegano. Perché? Perché le persone si stanno accorgendo che il vegano non è un cibo che arriva da un altro pianeta, anzi, se andiamo a vedere la storia della cultura sul cibo italiana, di fatto quelli che sono i piatti veri della cucina, dell'alimentazione tipica mediterranea, della dieta mediterranea, sono piatti vegani. Uno su tutti, la pasta e fagioli o pasta aglio olio peperoncino, Un che tutti classico. quanti, un classico che tutti a mezzanotte abbiamo mangiato qualche volta, presi dalla fame, è il classico piatto vegano. Mi viene in mente un meme
fatto qualche mese fa proprio sulla pagina Il Vegano Imbruttito, dove c'era il classico onnivoro che davanti al ristorante riceveva pasta al pomodoro, era fantastico, e poi magari fantastico che buono, e poi il piatto successivo era identico, però era pasta vegana, che schifo, terribile, non lo voglio mangiare. Quindi è in linea con tutto ciò che hai detto alla perfezione. Esatto, sai, tante volte proprio c'è questo falso collegamento che oddio vegano, che schifo, no, chissà cosa è, quando in verità i nostri nonni la carne la vedevano una volta all'anno, proprio perché sappiamo benissimo che aveva dei costi molto alti, tutt'oggi ha dei costi molto alti, poi infatti ne parleremo, perché è proprio un cibo poco efficiente e come sappiamo proprio anche 50 anni fa, 60 anni, 70 anni fa, i poveri, tra virgolette, per mangiare proteine mangiavano le lenticchie, è sempre stata chiamata la carne dei poveri la lenticchia. Verissimo. Oggi la mia nutrizionista la chiama la carne dei furbi, proprio perché la proteina vegetale della lenticchia fa molto meglio della proteina animale, in quanto non contiene grassi saturi, bla bla bla. È molto meglio anche a livello salutare, quindi non soltanto a livello ambientale, ma anche salutare. Ecco, siccome hai citato l'industria alimentare, vorrei farti una domanda proprio in riferimento a questo, essendo che nell'ultimo periodo ci sono stati tanti prodotti e c'è stata una evoluzione vera e propria di questi prodotti, come possiamo fare degli esempi come la fake meat, che sicuramente avrai assaggiato, anzi hai assaggiato, perché ho visto anche dei tuoi video sul tuo canale dove l'hai fatta assaggiare a youtuber di vario genere e l'hanno apprezzata, quindi sei riuscito anche a far arrivare il messaggio anche a loro, e questa cosa è una cosa molto importante. Volevo chiedere a livello di mercato, l'industria alimentare, in che modo si posizionano ad esempio quei prodotti come ad esempio le fake meat, eccetera eccetera? Guarda, qui secondo me dobbiamo toccare due punti. Questo prodotto, appunto la carne non carne, che per i pochi che ancora non lo sapessero è un hamburger 100% di origine vegetale, che ha però come obiettivo quello di replicare il sapore della carne. Questo perché, secondo chi sta producendo questo prodotto, si riuscirà ad ottenere un passaggio dalla carne animale, quindi dalle proteine animali, alla carne appunto vegetale, semplicemente replicando il sapore della carne vera, proprio perché è così radicato nel cervello delle persone che un conto è proporre un hamburger che effettivamente sa di carne e che inganna tra virgolette le persone, piuttosto che un hamburger magari di quelli vegetali, di piselli, di fagioli, che oggettivamente non sa di carne, che magari a noi piace perché poi ci siamo abituati al sapore e ci piace anche, però effettivamente uno che è condizionato dalla carne chiaramente può anche fare schifo. Detto questo, appunto, il più grande trend nel mercato al momento è proprio questo, tant'è che come dicevi te, io proprio per provare, ancora quando in Italia non c'era, ero andato a Londra a comprarli. Tra l'altro, piccolo aneddoto simpatico, al check-in mi avevano bloccato dicendomi no, non puoi trasportare carne di maiale perché porta le infezioni. E io gli ho detto, tiè, non è carne di maiale, 100% plant-based. E quelli del check-in ci sono rimasti e hanno detto, oh, no, prego, passa pure. Quindi, cioè, in aeroporto tu non puoi trasportare la carne di maiale perché può portare microbi, germi e tutte le cose che conosciamo. E invece no, la carne, la fake meat l'ho potuta trasportare. Detto questo, tornato a casa, ho organizzato una grigliata con gli amici, ho infilato anche questi prodotti e non si sono accorti. Quindi effettivamente il passaggio è questo, perché poi a un certo punto che cosa può scattare nella testa delle persone? Cavoli, ha lo stesso sapore della carne, non me ne sono accorto, però non sono stupido, perché nel 2020 un po' siamo tutti esperti di nutrizione spiccia, sappiamo benissimo oramai che mangiare carne in grandi quantità fa male, quindi uno può cominciare a pensare e dire ho l'alternativa vegetale, sicuramente fa meglio, anche se attenzione, non dimentichiamo che comunque sono prodotti lavorati, quindi non è che è come respirare l'aria fresca, cioè, esatto. Assolutamente.
Però ti dico, questo è il più grande trend assolutamente sul mercato, che anche in borsa per esempio è stato sfruttato tanto, ci sono aziende quotate che hanno fatto delle performance incredibili. La IPO, quindi la offerta pubblica d'acquisto più grande degli ultimi 10 anni, più grande in termini proprio di soldi raccolti, è stata proprio quella di Beyond Meat, che è uno di questi marchi primi nella storia a creare la carne finta. Esatto. Un altro trend molto importante da tenere d'occhio è il trend opposto, ovvero il consumo di carne vera, quindi tradizionale. Ti faccio un esempio, è in forte calo e anche qui abbiamo dei dati palesi, dei dati visibili a tutti. Tieni presente, Giorgio, che l'anno scorso, quindi nel 2019, Tesco, che è una delle catene di supermercati inglesi più grossi, l'equivalente della nostra Esselunga, ha iniziato a chiudere i banchi della carne. Pazzesco! Dicevano, il banco chiude, il banco della carne chiude e troverete la carne nel banco frigo. Ecco che nel banco frigo poi il consumatore si trova l'alternativa. Quindi capisci come sta avvenendo questo passaggio, che è cominciato come sempre con il cliente tra virgolette consapevole, che è quello che magari si informa, la classica persona che legge gli ingredienti anche nel barattolo delle olive per esatto sembra che era uscito una meme proprio sul il vegano, sì, imbruttito, sì, sì. Come riconoscere un vegano e vedi che guarda gli ingredienti del barattolo, esatto, delle... esatto. Ecco, però capisci che sta avvenendo questo cambiamento che andrà a cambiare proprio quello che è la domanda, perché tutti i cambiamenti partono da quello, i grossi cambiamenti partono da quello, dalla domanda, ecco, del consumatore. Ti volevo chiedere, dato che hai citato Beyond Meat, che conosciamo ormai tutti perché è un marchio molto famoso e che soprattutto produce quei burger che sicuramente avrete già assaggiato anche voi a casa, ma la domanda vera e propria è: quali sono gli attori principali in campo internazionale nel mondo dell'alimentazione veg e plant-based? Oltre a Beyond Meat, c'è qualche altro marchio magari che sta veramente cambiando le cose? Sì, guarda, partiamo dal presupposto che un po' tutti i produttori di cibo in generale, quindi grandi multinazionali anche, stanno aprendo sempre più linee di prodotti plant-based, vegetali, vegani. Quindi da questo punto di vista c'è un grande cambiamento anche nell'establishment, come si usa dire in gergo tecnico, proprio perché tutti quanti oramai si sono accorti che le persone diventano consapevoli di quello che mangiano e preferiscono magari mangiare il budino di soia, che è buonissimo ed è identico a quello normale, al budino fatto con il latte, però appunto gli fa meglio. Cioè tutti i medici del mondo, non esiste un medico al mondo che consigli un'alimentazione basata sui prodotti derivati animali, sarebbe già in galera se lo facesse. Ce ne sono ancora però, alcuni, gran parte dei dottori, magari quelli un po' più il medico della mutua, diciamo, che ancora prevede che all'interno dell'alimentazione almeno una volta al giorno ci debba essere la carne. Ecco. Guarda, io credo che cambierà. Non ne ho incontrati di medici di questo tipo, perché appunto chiediamoci da dove arriva questo retaggio. Tanti medici hanno sempre consigliato la carne perché 50 anni fa, 60 anni fa, dopo la guerra, si usciva da un periodo in cui le persone, i bambini soprattutto, erano rachitici, perché non avevano non la proteina, ma non avevano proprio il mangiare. Esatto. Quindi dare il latte, dare la carne, dava quella botta di proteine che faceva sì che il bambino potesse crescere e recuperare in fretta. Oggi questa cosa non serve più, perché abbiamo un supermercato ogni 150 metri e in più è anche controproducente, perché per dar da mangiare a tutti quanti la carne, perché tutti vogliono mangiare, tanti vogliono mangiare la carne, ci sono gli allevamenti intensivi, gli animali vengono dati gli antibiotici,
te li prendi per il tramite della carne e succedono tutti questi problemi che ben conosciamo. Detto questo, diciamo che nel mondo del, oltre appunto alle grandi multinazionali che stanno aprendo linee vegane, esistono delle aziende proprio che nascono come aziende vegane, il cui scopo, la cui visione è proprio quella di cambiare il mondo. E nella fattispecie, appunto, per esempio Beyond Meat è una di queste, principale player al mondo che produce questa fake meat sotto forma poi di vari prodotti. Il più grande concorrente di Beyond Meat è Impossible Food. Esattamente la differenza tra questi due marchi, ad esempio, che sono molto conosciuti tutti e due, probabilmente Impossible Food meno in Italia perché ancora non è arrivata probabilmente, quali sono in realtà le vere differenze sia a livello di magari di come possiamo dire a livello di mercato, nel senso come si impongono sul mercato, e soprattutto quali sono le vere e proprie differenze? Perché Beyond Meat, per quanto ne so, conosco tra virgolette il fatto che all'interno dell'azienda vera e propria c'è anche un po' una filosofia vegan, non è soltanto il prodotto ad essere vegan, ma c'è una filosofia di tutto il team che comunque è vicino all'ambiente, agli animali, eccetera. Ecco, la domanda che vorrei farti in realtà qual è? Su quale investiresti tu? Dato che sei un trader. Ecco. Sei arrivato a voler sapere. Allora, partiamo dal presupposto che entrambe fanno carne finta, ma sono due aziende completamente diverse. Perché in Europa ancora Impossible Food non c'è? Perché in Europa sono vietati i cibi che contengono materie prime OGM, quindi okay, geneticamente modificate. Impossible Food crea il suo hamburger partendo da questa molecola che si chiama EME, che praticamente è una molecola che loro prendono chiaramente dalla soia, quindi da una soia che è chiaramente vegetale, ma la stessa molecola è presente all'interno del nostro sangue, quindi del sangue umano, ed è sostanzialmente una molecola che dà il colore rosso al sangue, ed è quella che dà proprio il sapore di carne. La carne ha un certo sapore perché c'è dentro sangue, chiaramente. Quindi la principale differenza con Beyond Meat è proprio questa. Il punto di partenza di Impossible Food, che poi è anche il motivo per cui ancora non è in Italia, è che alla base c'è una molecola che è estratta dalla soia OGM. Quindi Impossible Food è fatta con la soia OGM, possiamo dire. Ed è il motivo per cui ancora in Europa non è arrivato. Al contrario di Beyond Meat, che appunto è fatta con la proteina del pisello e di conseguenza è 100% plant-based, e in Italia, infatti in Italia e in Europa, viene distribuita. Per rispondere alla tua domanda su quale delle due società investiresti, prima di tutto Beyond Meat è quotata in borsa, quindi già oggi si può investire su Beyond Meat. Impossible Food non ancora, ma se dovessi scegliere tra le due sicuramente sceglierei Beyond Meat, perché proprio in virtù della consapevolezza che sempre più persone stanno avendo riguardo al mondo, all'alimentazione, proprio a quello che mangiano, io vedo come un grosso difetto, un grosso punto debole, quello di Impossible Food di avere degli OGM all'interno. OGM all'interno, che è un qualcosa di passato ormai per noi, possiamo dire così, più che passato è un qualcosa che stiamo letteralmente vietando per quanto riguarda soprattutto il commercio. Tieni presente che stiamo vietando, virgola, perché poi l'industria alimentare trova sempre un escamotage. È vietato produrre cibi in Europa che abbiano come materia prima gli OGM, ma poi agli animali nell'allevamento intensivo vengono dati la soia OGM, e quindi di fatto chi poi mangia carne che arriva dagli allevamenti intensivi di fatto sta mangiando degli OGM. Quindi
Questo è il grande controsenso, come sempre, nell'industria alimentare e in qualsiasi altra cosa. Quindi teniamo presente che ad oggi non sappiamo se gli OGM fanno male, attenzione, non è un puntare il dito contro gli OGM, è semplicemente dire, ma visto che le persone sono sempre più consapevoli, sono sempre più in direzione del plant-based, del appunto vegano, del salutare, ecco che io preferisco Beyond Meat perché è sicuramente un qualcosa di più naturale. Ecco, più naturale e probabilmente anche più etico, proprio per entrare nel in ambito. Certo, se apriamo il discorso etico, sicuramente, perché l'OGM di fatto è un organismo geneticamente modificato che viene modificato per fare in modo magari che la soia piuttosto che il grano crescano a delle temperature inferiori e di conseguenza si possano coltivare magari in luoghi dove il costo del lavoro è più basso, e quindi lì sì, possiamo parlarne per ore della questione etica collegata al cibo, assolutamente. Ecco, dato che sei un esperto di investimenti, perché tu, come ho già detto all'inizio, sei un trader per investire.biz, che è appunto un sito di finanza, di economia, eccetera. Secondo il tuo punto di vista, adesso, un vegano sicuramente un'azione che può fare per far sì che i vegani siano sempre di più in crescita e che il crollo della carne sia sempre di più in crollo, appunto, ci sono delle variazioni, come ad esempio comprare della fake meat piuttosto che magari nutrirsi tramite i fruttivendoli piuttosto che dalle multinazionali. Ti sto facendo degli esempi, magari sto dicendo una cavolata, se le dico fermami, però secondo te quali sono delle azioni che una persona che ha a cuore ad esempio gli animali o l'ambiente o semplicemente segue questo stile di vita, quali sono queste azioni che può fare, ecco, per far sì che questa linea continui ad andare verso l'alto? Quindi la crescita appunto di quello che è il movimento vegan, che poi sì, di fatto va pari pari con la consapevolezza alimentare, perché ricordiamoci che vegano non vuol dire sano, non è la stessa cosa, perché se uno si beve la Coca-Cola è vegana, ma se te la bevi tutti i giorni ti fa malissimo. Certo. Come del resto tutti, alla fine sono gli eccessi a essere nocivi, anche se ti bevi 25 litri d'acqua nello stesso momento probabilmente non stai benissimo. Detto questo, secondo me la chiave del cambiamento è la tolleranza, che è un pochettino anche la linea, tra virgolette, che hai scelto tu per i tuoi contenuti e ho scelto io. Cioè, dobbiamo capire che tutti quanti eravamo onnivori / carnivori fino a qualche anno fa, e io per esempio fino a un anno e mezzo fa non avrei mai pensato di diventare vegano, anche se poi è stata una delle cose più belle capitate nella mia vita, che mi ha portato tante cose positive, tra cui la conoscenza di elementi strani tipo tu. Perfetto. Che siamo diventati grandi amici nonostante ci conosciamo da poco tempo, proprio perché ci lega anche questa cosa del vegan. Detto questo, però, io credo che sarà questa del vegan una tendenza assolutamente a crescere, che darà tante opportunità anche dal punto di vista appunto degli investimenti, dell'imprenditoria, però secondo me dobbiamo abituarci ad essere tolleranti. L'abbiamo detto tante volte nei nostri video, anche quelli che abbiamo fatto assieme, è normale che sia radicato nelle persone questa abitudine, che ci sono ancora tante persone oggi che pensano che gli animali siano stati creati da Dio perché diventassero dei cibi nel nostro piatto. Dai, cioè, si comincia a capire che non è così, però dobbiamo anche capire, secondo me, ad essere tolleranti con le persone che appunto ancora non l'hanno capito. Per esempio, certo, adesso guardavo questa mattina un'immagine che poi ho messo nelle mie storie di Instagram, non so se riesco a fartela vedere, però sostanzialmente poi te la mando, okay. Un'immagine che raccoglie sostanzialmente tutte le pandemie che sono arrivate nella storia, che derivano, ed è scientificamente provato, dal fatto che l'uomo consuma l'animale, perché la febbre suina, non serve che dica io da chi arrivano, suini, la mucca pazza arriva dalla mucca, l'ebola arriva ancora dai pipistrelli,
la SARS arriva da un altro animale che mi sembra un procione, ma non vorrei dire una cavolata. Detto questo, cioè, è chiaro. Oggi è Pasquetta e se tu apri la finestra vedi qualcuno che sta grigliando le costine. E allora sì, dici, ma scusa, sei qui ad aspettare il vaccino per poi continuare a comportarti nello stesso modo che ha generato questi problemi? Esatto. Che cacchio c'hai in testa? Ecco, secondo me è proprio questa cosa qui che poi nella mente delle persone la tolleranza finisce. Nel senso che quando vedi che comunque le persone non reagiscono davanti a un dato di fatto come questo, magari per chi ha veramente tanto a cuore questa scelta di vita, chi è più combattente probabilmente questa tolleranza non riesce, non ce l'ha, non la trova più di fronte a alcuni elementi che davanti alla realtà fanno finta di nulla e vanno avanti così. Però bisogna essere forti e capire che il cambiamento passa da questo, cioè lo devi, esatto, spiegare, lo devi far capire, perché io l'ho detto anche in un video, aspettare il vaccino in questo caso sarebbe come semplicemente avere freddo in casa, alzare tantissimo la temperatura, fare andare forte i termosifoni, ma lasciare le finestre aperte. Cioè non ha senso. Assolutamente. Se continuiamo a comportarci nello stesso modo che ha generato il problema, non risolveremo mai il problema. Quindi, però, tornando in maniera un po' più pratica, cosa si può fare? Beh, ci sono tante persone che hanno uno spirito magari anche imprenditoriale, ci sono delle opportunità incredibili che darà il mondo veg. A mio avviso, chi già oggi ha un ristorante, per esempio, introdurre delle alternative vegane all'interno del menù è un qualcosa che ti può portare anche molti clienti. Io ho un amico, certo, che ha messo 2-3 piatti vegani a un ristorante in centro a Como, questo ragazzo, è finito all'interno della app Happy Cow e praticamente 50% della sua utenza internazionale che arriva a Como arriva grazie all'app di Happy Cow, tant'è, esatto, che poi mi ha anche chiamato e mi fa: oh, ma Luca, aiutami a capire che piatti posso fare. Gli ho detto: guarda, va bene, cioè, sono circondato da vegani, aiutami, ti prego, grazie. Esatto, esattamente. Detto questo, per esempio, un altro esempio che ti voglio fare, magari per cercare anche di ispirare un po' le persone che vorrebbero fare un passettino in questa direzione, c'è tutto il mondo dei formaggi vegani che è pronto letteralmente ad esplodere. Io vivo in Svizzera, ci sono delle baite qua nelle montagne vicino a casa mia che hanno cominciato a creare il formaggio vegano, non stanno dietro alle vendite. Perché? Perché il prodotto è buono, esatto, buonissimo, io li ho provati, fanno paura. E hanno tutta una serie di vantaggi incredibili, perché di fatto fai lavorare delle muffe al posto tuo. Esatto. Senza avere le mucche a cui dar da mangiare, le mucche da portare al pascolo, le mucche che devono bere, le mucche che devono essere riparate la notte. Tant'è che, ti racconto questo aneddoto, mi diceva questo ragazzo che appunto oramai di lavoro fa formaggi vegani in Svizzera, mi diceva: guarda che ci sono i contadini che fanno il formaggio qui delle baite attorno che vengono a cercare di capire come faccio, perché non sono stupidi, si accorgono che fare il formaggio vegano è molto più facile, perché non c'è tutto il casino del formaggio. E questo ci ricollega al discorso che facevamo prima: il cambiamento passa dal mercato. Se fare il formaggio vegano costa infinitamente meno che fare il formaggio tradizionale, saranno le aziende stesse che cominceranno a farlo. E quindi siamo in un momento dove c'è un cane che sta cominciando a cercarsi di mordere la coda e appena comincia... ecco, qui potresti mettere il video che c'è su internet del cane che si morde la coda, capito? Quindi è questo, il cambiamento è già in atto, non smetterà. Quello che noi possiamo fare come persone che sono consapevoli di questo è invogliare ed aiutare, però non dobbiamo nemmeno sbatterci tanto, ecco, perché arriverà comunque questo cambiamento, che passerà da un cambiamento di abitudini
imposto, tra virgolette, e dettato da dei principi economici. Fine. Sei stato chiarissimo e avevo bisogno di un po' di serietà anche sul mio canale, un po' di conoscenza economica e finanziaria, perché sono proprio a zero riguardo questi argomenti. Quindi ti ringrazio vivamente, Luca, per essere stato qui con noi, perché sono contento di averti avuto nel mio canale. Io vi ricordo, Luca Di Scacciati ha un canale su YouTube, Luca Di Scacciati lo trovate in maniera semplicissima, oppure se volete ovviamente informarvi di più riguardo a questi argomenti, visitate il sito investire.biz, che è un sito di finanza e economia molto interessante e che soprattutto per chi magari vuole investire è un ottimo modo, perché sono esperti in questo, quindi può essere molto più facile azzeccare l'investimento. Così possiamo dire, può essere giusto come... Diciamo che tra l'altro questo è un momento storico particolarmente valido per investire, perché tutti i momenti di incertezza, di paura, sono poi ottimi per poter andare a trovare delle opportunità. Il mondo uscirà molto cambiato da questa crisi che stiamo vivendo, di conseguenza ci saranno tutte delle aziende, tra cui magari anche Beyond Meat, attenzione, che prospereranno nel futuro sfruttando i cambiamenti che ci saranno. Un cambiamento lo stiamo vivendo in questo momento, questo video l'avremmo fatto di persona probabilmente, sì, esatto. Lo sto facendo collegati online tramite un software di un'azienda che in questo momento starà facendo tanti soldi, quindi dipende sempre come si guarda il mondo e quali sono le opportunità che abbiamo davanti. Il vegan è una delle più grandi opportunità che abbiamo, sia per stare meglio, per cambiare il mondo e magari anche per far qualche soldino. Questa è decisamente l'intro, aspettavo la frase da mettere in intro prima del logo, quindi ti ringrazio Luca, è stato veramente bello chiacchierare con te e sicuramente ci risentiremo e ci vedremo appena finirà tutta questa quarantena infinita. Va bene, ciao caro Luca. Ciao Giorgio, ciao caro, ti abbraccio. Bene, come abbiamo potuto constatare dai numeri di una persona che studia il mercato tutto il giorno, possiamo notare che il veganismo è in totale crescita e il consumo di carne è in nettamente crollo. Spero che questa intervista vi sia piaciuta, vi chiedo di lasciare un like a questo video e se volete anche di condividerlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Noi, ovviamente, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. È buonissimo, è morbido e buono. Cosa si perdono i vegani? Tanto, non sanno quello che perdono. Come si fa poi a rinunciare a queste prelibatezze? Essere vegano proprio è impossibile. E se io le dicessi che questo formaggio è vegano? Ah, però non ce l'è lo stesso perché è buono. E prendi un altro pezzo, va, prendi un altro pezzo. Allora prendi più grosso.